Negli ultimi giorni il giornale fanpage.it è al centro del dibattito politico per via della loro inchiesta nei confronti di alcuni dirigenti della regione Campania. Avvocato Luigi Alfano, vorremmo chiederle una sua riflessione personale su ciò che è accaduto negli ultimi giorni. Certo, la sua analisi è quanto meno appropriata, anche perché negli ultimi tempi stiamo assistendo a una criminalizzazione di quello che è oramai il sottobosco che attanaglia la pubblica amministrazione, non soltanto il comparto della pubblica amministrazione. Desta indignazione quello che sta accadendo, anche perché soprattutto dove vi siano azioni, oserei definirle fraudolente e violente, che non hanno nulla a che vedere dal punto di vista processuale su quello che è avvenuto. Chiariamoci, nel nostro ordinamento giuridico non esiste la figura dell'agente istigatore o provocatore, è una figura atipica, soprattutto prevista per gli altri paesi dell'Unione Europea, ma non in Italia, negli Stati Uniti, ma non certamente tipizzata e codificata in Italia. Questo già fa capire l'ambito e il distinguo tra il processo mediatico e quello giudiziario politico penale, e soprattutto quello penale, innanzitutto perché un'altra figura che i telespettatori ricorderanno e gli utenti era quella dell'agente sotto copertura. Vi ricordate benissimo le maxi inchieste della mafia e della criminalità organizzata, dove venivano assodati da parte della procura e ancora tuttora, e servono, sono utili allo Stato all'interno delle proprie organizzazioni per poter dirimere quel disegno e quel collante criminoso. Avviene per i reati di criminalità organizzata, l'agente sotto copertura, avviene per i reati di violenza sessuale che attengono alla libertà personale, avviene per i reati di pedopornografia e avviene anche per i reati di ricettazione. Allora la mia proposta qual è? La mia riflessione? Innanzitutto è fare in modo che l'istituzione, la configurazione di questa nuova figura giuridica, che non è obsoleta o di mansionaria memoria, soprattutto quella concernente l'agente sotto copertura, la mia proposta è affinché il legislatore autorizzi e soprattutto tipizzi la figura dell'agente sotto copertura anche per i reati e dei delitti commessi dai pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, soprattutto per la corruzione, perché soltanto ed esclusivamente con questa figura tipizzata dell'agente sotto copertura potremmo venirne a capo, non assodando e facendo o demandando le inchieste ai giornalisti. Le inchieste le fa l'autorità giudiziaria e il processo mediatico è diverso da quello giudiziario. Quello penale ha i suoi tempi, ha la sua durata e ha le sue garanzie, come anche alla tipizzazione dei filmati dal punto di vista processuale. Le dico anche un'altra verità, che questi filmati, a parere di questo difensore, debbono essere considerati inutilizzabili, nulli, illegittimi, perché non sono stati autorizzati dall'autorità giudiziaria, come anche tutti gli altri filmati che non sono autorizzati dall'autorità giudiziaria, sono dichiarati dal nostro codice inutilizzati. Quindi io invito affinché tutti, prima di captare e di avere il sentore che la corruzione spuzza e puzza, è maleodorante, noi dovremmo andare tutti ad una scuola, quella dell'educazione, quella della responsabilità, dell'intelligenza emotiva, dell'alfabetizzazione emotiva, per evitare questi guasti. E per andare a questa scuola di alfabetizzazione emotiva è necessario che lo educhiamo ed educhiamo i ragazzi e li responsabilizziamo sin dalle scuole, per evitare poi queste vergognose, queste azioni fraudolente che non sono degne di nota di un'Italia che si professa civile, ma che poi di civile in questi episodi, in questi ambiti non ha nulla. Quindi io spero molto che nelle nuove generazioni, tutti, soprattutto la nuova classe che si andrà a costituire nel futuro, abbia come cardine fondante e fondamentale l'educazione e la responsabilità. Senza di essa non possiamo arrivare a un processo penale. La ringrazio per il suo tempo, avvocato. Grazie anche a voi.